Buonasera, buon attraverso a tutti, grazie a Waxio e a Defree per la loro resub, ma grazie anche a Ah, sì, Braveheart ricordo. che fa 11 mesi, Zeiss che ne fa 6. Thank yous, thank yous, buonasera, Ah, sì, thank ricordo. yous. Tengo particolarmente alla live di Codesta stasera. Vabbè, grazie a Motherfucker Spaghetti. Tengo in particolar modo alla live di questa sera, poiché ho scovato un giochino che poi magari è una merda, però con il costo di 5 euro sembra essere più che interessante. Si chiama Farblade, il titolo. Non sono stato pagato per parlarne, e anche perché l'ho pagato io, come sempre. Featherpiece, grazie mille per i 40 month. L'avevo già detto? Non lo so, non mi ricordo. Grazie Gilmo nel frattempo, grazie. E resubatevi tutti! Allora, Farblade, un titolo che richiama vagamente un Souls-like, ovviamente come tutti gli indie in questa raffinata veste di pixel art. È particolare, però sembra tanto tanto interessante. Si sta bene. Buongiorno. L'ho scoperto per puro caso scrollando su 9gag. Mi sono ingolosito, mi sono incuriosito. Ho guardato e effettivamente su Twitch non c'è, perché non c'è il titolo del gioco, no? No, infatti c'è Niente. scritto Talk Show e Podcast nella live di stasera. In realtà noi giocheremo appunto a Farblade. Mi è dispiaciuto non poterlo mettere come titolo perché non c'è. Gabriel, Souls-like è un po' eccessivo. Allora, non ho voluto spoilerarmi troppo perché ho preferito, come si dice, ho preferito. Scusate, aspetta che ho la ventolina. Ok, che mi dà fastidio. Ho preferito giusto provare un attimo per vedere se funzionava per poi dopo ficcarmelo insieme a voi. Allora, io ringrazio Tiago Sismal, che è nato, grazie mille per i suoi 9 mesi, e Liadlon per i suoi 12, Ah, sì, e mi ricordo. Twitch Radio per la sua sub, Davide da Pos, che fa 4 mesi, dice buonasera, e Giacomo, grazie mille ragazzi, grazie mille. Allora, io Ah, direi di sì, partire, mi vediamo se me lo ricordo. acchiappa prima di tutto. Perché è un gioco fatto su Unity, naturalmente. Naturalmente no, però è fatto su Unity e non, ha un launcher che in realtà no, è un eseguibile, basta. Non ha un suo launcher. Vediamo se lo. Lo acchiappa e il volume mi sembra oltremodo eccessivo. E allora lo devo passare dal mixer perché non c'è altra possibilità. Aspettate un attimo, eh. Va bene così, moderatori? Ditemi se è tutto ok, se è tutto ok, alzo, abbasso. Audio top! Top addirittura, Gabriel si sbilancia. Ho perso il mouse. Ho cliccato ed è partito un new game. Si può giocare col pad. E noi lo giocheremo così. You found the knowledge. Hai trovato la conoscenza e adesso ti tocca accettarla. Mi sembra una minaccia. Mi sento minacciato. Grazie Saba, 26 come le mie dita. Particolare. Continua a cercare. Hai un bel tipo, sa. Grazie. Ok. Grazie Saba. Me l'aspettavo. Grazie mille. Allora, io non so quanto renda. Ah, scatticchiava. Quanto renda in live. Dopo un po' può dare mal di testa, ve lo dico. È un tipo di pixel art un po' particolare, così come i controlli. Allora, i dorsali servono, come avete visto dal tutorial, a ruotare la telecamera. Grazie a Jasgaldo, grazie mille. E infatti tu con i dorsali fai questo lavoro qui. È una cosa un po' particolare, vabbè, poi dopo c'è il Ah, classico sì, mi attacco con la ricordo. X, con la Y, non mi ricordo che cazzo si fa. Con la B si mette via la spada. Questa qui è una cosa particolare. Ah no, con la Y si targettano i nemici, mi pare. Con la B è particolare perché c'è questa meccanica del mettere via la spada.
con il doppio A si fa così. Vabbè, insomma, adesso c'è il tutorial, vedete. C'è anche della fisica. Insomma, direi che c'è della carne al fuoco, no? Mi dispiace per il mal di testa, perché la pixel art è molto particolare, no? Però dà anche un po' di fastidio nel movimento, vero? Allora, con la Y si targhetta e con RT si blocca. Ok, con il grilletto destro si blocca, va bene. Cercherò di non farvi vomitare troppo facendo questa cazzata qua. Cercherò. E non posso cambiare la categoria, Alessio, perché non c'è il gioco. Iam, Gathaus, quasi due anni. Le avevo chiesto se poteva dare un'occhiata al mio gioco, ma mi sa che ho fatto casini con la mail. Riprova a rimandare. Riprova. Allora, con la A si rolla, appunto, pure si interacta, e con la B, appunto, c'è... Questa è una meccanica particolare, io spero che serva dover mettere via la spada, perché mi piace molto come idea. Ah, è iniziato a scatticchiare qui, va bene. D'altronde è un gioco fatto... Questo è talmente tanto indie che non lo trovate su Steam, lo trovate proprio... Cercando il titolo del gioco trovate una pagina che vi permette di pagare lo sviluppatore per poterlo scaricare. Ok, qui c'è un mercante, salve. Ah, un altro per tutto, vedo. Non importa qual è la strada che prenderai. Andrai nello stesso posto. O magari no. Cazzi tuoi. Vabbè, e ridice la stessa cosa. Ah, praticamente c'è un bivio e ci ha detto che possiamo... Non importa dove cazzo andiamo, ci inculiamo uguale. Boh, vabbè. E andiamo di qua, a sinistra, così. Ok. Una scalinata. Figo. Piove, ti pareva? Beh, almeno si è... illuminato un po'. Ok. Molto Zelda questo. Oh, si è illuminato quello. Si sta illuminando. Io seguirei l'illuminazione. Così, me la sento. Way, da 8 mesi, grazie mille. Anche in me c'è molta curiosità, Ricky. È per questo che ci tenevo particolarmente questa live. Allora, io ho seguito la luce. Posso andare nell'acqua? Sì, ma non ne posso uscire. Merda. Ok, sono cazzi miei quindi adesso. No, aspetta, scusa. Non può essere così. Ho rotto il gioco? Grazie a Torre d'Ambron. O Torre d'Ambrone, non lo so. No, non me lo dire. No, aspetta, c'era... Di qua. Aspetta. Forse di qui si torna indietro. C'è una salita dove? Sono scemo, non l'ho vista. Dov'è sta salita, scusate? Cazzo qua! Merda! Scusate, non avevo intuito. Allora, ho acceso una luce. Posso rompere gli alberi? No, questi no. Però questa luce si è accesa, sì, perfetto. E questa è una cosa nascosta che ho... Ah, ok, qui c'è un'altra, va bene. Oh, mamma mia, si è glitchato tutto, terribile. Vai. Abbastanza semplice. Boss. Aia, la Madonna. A quelli in alto a sinistra sono i miei cuori, va bene. Cazzo, che figata, il boss è bellissimo. Colpo di spada, aia, niente. Mario, un saluto dal dottor Catapecchia, grazie mille. Aspettami un attimo che... L'audio è altissimo. Meno. Cazzo, è praticamente annullato l'audio, vabbè. E se no non si sentiva un cazzo. Allora... Si rolla, ci si parla. Che figata, guarda il dettaglio. C'ha anche tutte le spade infilate nella testa. E però noi abbiamo perso due cuori. Sai cosa mi ricorda questo gioco? Mi ricorda quello della freccia. Ve lo ricordate il gioco della freccia? Com'è che si chiamava quello lì? Titan Soul, bravo Pierpollo.
Opla! E niente, ma in culo. Però se lo colpisco lo meno duro. Ok. Bestia, bestia! Ok. Basta evitare le ombre, classico. Il problema è che io c'ho mezzo cuore. Cioè, un quarto di cuore, in realtà. Alla Zelda, proprio. E niente, ma inculato. Hai fallito? Merda. Però mi fa ricominciare dal boss. Ok, fammi vedere. Allora, con la Y targhetto, ma io non voglio targhettare quello. Posso... Non posso targhettargli... Aia, che botta! Non posso targhettargli l'occhio? Cazzo, mi pare una cazzata. Ok, vado avanti parandomi con lo schiudo. Ok, esce. Lo meno duro. Aia. Ok, mi sono parato. Ah, gliele posso tagliare le zampe. Ok. Perché una non è più uscita. Adesso vediamo se riesce alla fase dopo. Che fa? Un bastardo. Fa l'indecisione. Ok, tranqui. Ah, vedi, ha aperto anche la bocca il Kraken. Bene. Ah, molto molto carino. Costa 5 euro e potete scaricarlo quante volte volete, in realtà. Quindi 5 euro lo condividete con gli amici, mi sa. È anche bello supportarli. Gli sviluppatori. Yes, ok. Che fa? Lo vedo che è lì. Grazie a Mary Hite, 11 come le dita dei piedi più 1. Auguri per la casa nuova, sto ancora cercando. Tanti auguri anche a te allora, grazie. Ok. Cazzo, è durissimo però la... Aia! Dai che lo colpisco, dai che lo uccido. Ok. Cazzo, niente. È tostarello, Spero di non dovergli tagliare tutte le zampe. No, perché poi le era ricresciuta, le era riuscita un'altra volta. Di nuovo uno di vita. Ok, vediamo, vediamo. Yes. Buono, buono. Niente. Non essere avido, gatto. Oh, oh, merda, rischio, rischio. Yes. Grazie Luxing per la merda. No! Cazzo! E niente, ho fallito di nuovo. Se amici, forse prendo esempio ed esco da casa. Sarebbe l'ora, bella lì. Ah, ok. Tanti auguri allora, grazie. Ok. Posso parare anche da dietro la schiena, fortunatamente. Buona. E Biggio, grazie per aver donato. In quel modo così parla il bot. Cavacca mi ha preso. Thank you. La seguo sempre in pista e mi sentivo in debito. Nulla di che, mai ciò che passa in convento. Gatto. Ma lei è gentilissimo, altro che. Porca vacca. No, lo aspetto di qua. Lo aspetto di qua. Cazzo, non è venuto di qua. Bastardo. Infamone. Ecco, se non ci fossero questi glitch grafici abbastanza fastidiosi, il gioco sarebbe perfetto. Quando ho perso un altro cuore? Merda! No, qua mi incula. Qua mi incula di nuovo. Ah, sì, mi ricordo. Alcuni glitch grafici sono veramente brutti. Picchio! Auguri per la nuova casa, le si vuole bene. Grazie mille. Che belli, siete tutti gentilissimi. Ok. Cazzo. Bello sto Sekiro. La grafica dei giochini sul cellulare del 2008, molto. La schivata non mi sembra così utile. Perché mi sembra comunque fin troppo lenta. Adesso non so se c'ha il momento di invincibilità, però non voglio neanche rischiarmela, visto che ho solo 4 hit e poi dopo mi incula. Ah, fortunatamente quando ti pari e fine. Ok, buona.
adesso inizia a schiantarsi contro i muretti. Questo tra l'altro è il boss che faceva vedere nelle immagini del sito dello sviluppo, che mi hanno effettivamente intrigato, perché il dettaglio delle spadine, cazzo, mi è piaciuto un botto. Cazzo, m'ha preso? Vabbè, ma quanto m'ha preso? Il dettaglio delle spadine ficcate in testa. Allora, io ho visto un'immagine effettivamente molto più piccola del gioco effettivo. Giocato su Switch. Ma mi ho perso un altro cuore, ma quando? Ah, merda, ma mi hanno preso i sassi! Probabilmente giocato su uno schermo piccolino come la Switch diventa meraviglioso. No, ma mi incula di nuovo, cazzo, un cuore. Cioè, un cuore, un quarto di cuore, sempre con me. Oh, difficile comunque. Non serviva a farlo così difficile, ma va bene. Ecco, dai, via fuori. Ma non mi ha... Non mi stava attaccando, mi ha solo toccato. Vabbè. Effettivamente il mio personaggio sta camminando sull'acqua. Come funziona quest'acqua? O il mio personaggio? No, vabbè, uccidimi. E invece no, vai, ci provo lo stesso. Ma allora non devo stare semplicemente fuori dall'ombra. Allora, ho notato adesso che sono stato colpito comunque dal sasso, anche se non ero effettivamente sotto l'ombra. Come cazzo funziona allora? Ah, lui fa sicuramente danno da contatto. Però io sono stato colpito da dei sassi. Mamma mia, gli occhi. Niente. Grazie a Barze. Entra. Hitbox sballate. Non capisco. I sassi sono quadrati e le ombre sono tonde. Ma è così che funzionano. Perdonami se non sai come funzionano le ombre, però... voglio dire. Niente, mi ha colpito anche se mi stavo parando. Ma se io faccio così, mi posso proteggere dai sassi che cadono? No. Ok, almeno lo sappiamo. Ok, via. Però questa qui è un problema grosso, effettivamente. Devo stare alla distanza giusta. Io Omega, 18 mesi, grazie mille. E niente, mi ha preso morendo praticamente. Sono sicuro che non devi far colpire i tentacoli. No, no, non credo. Perché gli stiamo... Sta comunque andando avanti con le fasi. Man mano che gli facciamo male, lui va avanti con le fasi, fa proprio degli attacchi differenti, quindi non credo che i tentacoli valgano qualcosa, anche perché quando glieli tagliamo poi gli ricrescono tutti. Bestia. Ok. Cazzo, tostarello, giuro non me lo aspettavo così tostarello, anzi, speravo non lo fosse in realtà. Cazzo. Perché si è fermato? Dio mio. No, allora sei stronzo! Vabbè, ti continuo a menare, tanto mi hai preso una volta. Niente, anche la seconda. Grazie a Mike Boom. Grazie mille. Serata difficile, eh? Ok. Sono qui in un angolo di merda qui. Ok, vai. Quante cazzo di fasi deve avere poi un affare del genere? Ok. Adesso scodinzola. Cazzo, mi ha preso, ovviamente. Mi sto parlando al contrario, fa molto ridere questa cosa. Ok, una zampa gli è partita. Ok, un'altra.
Ok, e niente, un'altra fase. Ho capito io, però basta. Telecamera source like, complimenti. Mi sto pentendo di... No, di nuovo! Figa! Ma è un impossible game. Giocavo a Cat Mario a sto punto. Guarda quanti sassi, deve cagare sto bastardo. E no, niente. Finché non mi viene a tiro, non... Ok. Cazzoia, oh. No. Dai, vieni qui. E dai! Ma che cazzo? È il boss finale, dici? È il contrario il gioco. Tutti gli altri sono più facili. No, vabbè, ragazzi, è giusto quello che sto facendo. Perché banalmente... è sempre più difficile. Man mano che vai avanti con le fasi è sempre più difficile. Vedi, fa molti più attacchi. Attacca con più tentacoli contemporaneamente. Nella prima fase non lo faceva. Porca vacca, che culo. Sara Okami, Twitch continua a farlo ubriaco, ma comunque le si vuole bene, grazie mille. No, qui non si va da nessuna parte. E che cazzo qua? È impossibile. E niente, cioè si gira e mi prende, ma vaffanculo, questa è una cazzata, dai. E sei. Adesso mi colpisce. Mi sono parato, bene. Ci si può parare, quindi, dall'investimento. Però cazzi. E non ci riesco. Che paura. E che male agli occhi. Dove è andato poi? E qua, coglione. Porca vacca. Lo scudo di Captain America ci somiglia. Non è vero, mai. Mm. Mamma mia. Ma lo fanno apposta a farmi perdere gli occhi. Ok, è andato. Abbiamo tre cuori, buona. Buona, buona, buona. Vieni qui. Vieni un po' più al centro. Entra in chiesa. Wow, buona questa, buona. Buona, buona, buona. Ok. Ok. Yes, buona. Ok. Grazie alla costoletta impanata. Ok, l'ho preso. Buona. Perché si è fermato lì? Per farmi venire mal di testa con un attacco. Ok. È molto più veloce adesso. Oh yes! Buona. Power up qualcosa? Cosa mi dai? No, eh? Come? No. No. Come? Io non... Era davvero il boss finale. 5 euro. E sono tanti effettivamente adesso. Ah, sì, mi ricordo. E non... Dai, speriamo che lo sviluppatore continui il suo sviluppo. Guarda, io adesso voglio provarci e voglio andare da un'altra parte, vediamo. Luxa! Gatto Twitch continua a far casino, nel dubbio manifesto un pelo del mio amore. Platonico, le faccio auguri per la casa. Grazie mille! Vediamo un attimo. Non può essere questo. Aspetta. E Maze Kay, grazie mille. Ostia. Mi si è potuta la telecamera. Ok, di qua. Vai.
Ma c'è anche la meccanica di mettere via la spada. Ah, sì, mi ricordo. È bella la meccanica, guarda. Con anche il suonino. Una live a cui conto molto, ve lo consiglio, sono 5 euro. Allora andiamo a destra. Sono molto triste in questo momento. Forse per quello era su un hang gag. Può darsi. Allora, questa non è illuminata. Non mi fa andare. Non mi fa andare! Aspetta, ma non si illumina neanche quello che prima si illuminava. Scusa. E mo? È tutto spento adesso. No, ci va di qua. Di qua ci va. È in alfa e lo puoi acquistare da un sito, sì, di sviluppatori che sviluppano, no, niente. Sì, lo consiglio. No, io adesso sto col fiato sul collo allo sviluppatore finché figa non mi propone qualcosa di incredibile. Si era detto l'NPC che ovunque vai ti inculi. Grazie a Mac Punzer per i suoi 4 mesi. Allora, datemi un secondo perché non so che cazzo fare in questo momento. Mi ci penso un Ah, attimo. sì, Non mi consigliate ricordo. giochi perché tanto comunque non è nelle regole do non doverlo fare. Un attimo che penso. Pensa. No, Vacation Simulator disponibile ora. Aggiungi alla lista desideri subito. Allora, un giochino che mi è stato regalato. No, voglio farci una live dedicata a quel giochino lì. Non voglio. Ma dai, ma io volevo fare quello, volevo farmi, ero preso bene. Ah, questo qui ci sono le donne nude, me lo bannano. In questo pure. Facciamoci un giro su Grinella, che c'è un aggiornamento, tra l'altro. Voglio vedere se non è troppo grosso. Vediamo un attimo. Arrivo, scopro quanto è l'aggiornamento. 13 mega, va bene. Vediamo un attimo. Mirina, eccoci, aggiornato. Sono pieno di giochi con le donne nude. Questa è una verità molto profonda. Molto vera anche. Tieni. Aspetta, così. Che mi si vede? Giusto. Ma è basato su Unity, però anche Grinnell? No. La schermata sembrava. Grinnell annunciato su Switch. Eccoci qui. Non c'è ma. Ok. Sopravvivenza. L'audio? Benvenuto nella giungla! Non mi ricordo. Aspetta, forse dovevamo caricare la partita. Avevamo già una partita. Carica partita, ecco qui. Questa qui. Delle 3 del pomeriggio. Cazzo è, scusa. No, aspetta. Più recente è questo. Bene. Take a Shirley! 15 mesi, grazie. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Welcome to the jungle. Era oggi un anno fa, era? Ah, tra l'altro, ho montato il weekly e l'ho anche. L'ho caricato? L'ho anche caricato! Sì! Esce giovedì. Esce giovedì il weekly che contiene un tot di giorni. Una bella quantità di giorni. E sono molto contento. Sono molto contento. Novità dalla casa. Guarda il weekly, lo saprai, Night. Quanto? Quanto? Quanto è?
Non è weekly. Che sta caricando. Ok. Cazzo rapido, complimenti. Ma l'audio? È bassissimo. No, aspetta, è audio. Ah. Sì. Ok, almeno c'è un po' di audio. Bene. Let the dogs out. Com'è che si apriva? Ok. Non c'è un cazzo. Scusa, perché salvataggio era? Era in inculata. C'ho il walkie talkie, non si può. Ma, c'è il blur. Aspetta, posso toglierlo? Cos'è ombre morbide? Niente, a quanto pare no. No, il weekly dura 19 minuti. Let the dogs out. Una banana. Hanno aggiunto le banane. Perché parlando della banana, ma il resto del banano non è che non sembra un cazzo. Ma cos'è che sto sentendo qui che... Ah, guarda, c'è un capibara e un animale. Le ombre morbide sono quelle un po' in sovrappeso, davvero? Bravo. Ah, i funghi sconosciuti. Turacessi, buonissimi quelli. Sapete che mi sembra che giri veramente peggio rispetto all'ultima volta che l'ho provato? Gabriel, ti sei assentato? E niente, Gabriel, te lo sei perso. È finito il gioco. L'ho finito tutto. Completato al 100%. Eh sì. Perché credo fosse un gioco basato sulle boss fight. Un po' come quello di prima, di cui mi sono già dimenticato il nome. E poi che cazzo è che volevo dire? E niente, devono continuare a svilupparlo. Scusami. Mi serve per forza il macete per tirare giù gli alberi. Per una cazzata. Ma veramente? Mi sembra strano. Vabbè. No, ma che cazzo? No, mi sono altri bastoni, per forza. Fortuna che è pieno di bastoni qui. Salto. E raccolgo niente, non raccolgo niente. Della corda. È colpa del ray tracing. Nemmeno le RTX reggono Green Hell. Ma dici che si può disattivare qualche aspetto niente. Abbassiamo le ombre. Sì, mi ricordo. Sì, ad alto. Sì. Da molto alto ad alto, magari. Un miglioramento c'è stato. Il pappagallo corpo, bene. E una piuma che non mi fa raccogliere, però. Grazie a Fume, buonasera Gattone, da fiero concittadino. Grazie mille e buonasera a lei. La RTX sulla fang ammazza tutto. Porca troia, Gabriel, che seratina allegra. Complimenti. No, no, vabbè, ma non era per quello che te lo stavo dicendo. Detto. Cazzo, ti sei assentato un attimo? Niente, abbiamo finito il gioco. Era quello il senso della frase. Ci mancherebbe. Puoi guardare tutti i pornini che vuoi. Ok. Sento delle grosse ali che sbattono. Non è che c'è un drago da qualche parte. Fili! Buonasera gatto, cosa ne pensa della trilogia di Phoenix Wright che è uscita oggi su Switch? Cazzo, era su Switch che è uscito? Sai che quasi quasi me lo ficco? Quasi quasi me lo ficco. Non... avevo capito che usciva su Steam e lì era un po'... Quasi quasi me lo ficco. Mi hai ingolosito. Mi hai ingolosito non poco. Lo potremmo fare in live. Ah, non in italiano? No, dai, veramente? Perché? Ma c'era in italiano sul DS? Io l'ho giocato in italiano. E non lo so, l'hanno detto in chat, non lo so niente io.
È uscito ovunque. No, dai, cosa mi state dicendo? Se non c'è in italiano è tutto da buttare. E allora chi se ne frega? Scusami, ma perché? In live è terribile tutto dialogo. Sì, ma è divertente, Jules. Se fosse in italiano, una live la potremmo fare, ci divertiremmo. Ah, no, solo quello per 3DS e per Switch non hanno l'italiano? Cioè, mi stai dicendo che su PC c'è? No! Non c'è ovunque. Cazzo, guarda, vado, devo vedere. Devo assolutamente vedere. Allora, Phoenix Wright. No, niente, inglese e giapponese. Solo le versioni su DS sono in italiano. Ho capito io, ma che cazzo. Oh, c'è da dire che l'effetto bagnato è da 10 e lode, eh. Adesso non so in live quanto renda, ma l'effetto bagnato è. Il resto non gira bene per nulla, però guarda. Ecco, qui l'acqua è un po' bruttina, però qua, cazzo. Oh, complimenti. Lo ottimizzassero un attimo, anziché farmi andare a scatti la 2080. Ok. Un topolino. Madonna, quanto si capisce. Che pioggia. Raffrex, rinnovo il ringraziamento dicendo che è stato molto d'aiuto per il conseguimento della mia laurea. Oggi ho dato l'ultima materia, sarò un ingegnere informatico. Vorrei invitare lei consorte alla mia laurea. Ci vediamo lì. No? Altro che l'acqua in Bioshock. Ho capito, Bioshock è semplicemente invecchiato, ma guarda che anche lì eravamo su livelli altissimi. Che c'è? Ah, ho finito lo spazio per le liane. Allora guarda, espandi, crea. Corda, bastone, torcia. No, e se ci metto un altro bastone non succede un cazzo. Mi serve un sasso e due corde e un bastone. Niente. Allora, faccio la torcia debole intanto. E di che? Però non posso accendere la torcia debole perché non ho punta. No, vabbè. Raccogli. Ditemi se vedete un sasso. Ci serve un sasso. Che cazzo. Allora, raccogliamo la frutta. Chicco, 9 mesi, grazie mille. Oh, siamo arrivati alla casa. Buongiorno. Si sta bene. Va bene, anche un sasso non ha senso. Eccolo qua. Ma questo è grande, aspetta. Da grandi pietre derivano pietre più piccole. Ok. Allora. Come, scusami? Devo togliere questa? Ascia di pietra, perché se ci metto la corda cosa diventa? Un cazzo? No, aspetta, 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 bisogna far così. No. Come cazzo era la l'ascia più performante? Ma infatti, Gabriel, sono d'accordo. Ma guarda, sembra che ci ho messo una banana infilata lì. Vabbè, allora. Come siamo messi a proteine? Com'è che si fece con la ferro? Boh. Allora, mi mangio una banana prima che vada male. Deterioramento un giorno. Tranqui. Effetti consumabili sconosciuto. Vabbè, figa, una banana la mangio. Carboidrati. Yes. Qui ci sono delle bottiglie, ma non ci fa bere. Sento camminare. Sono pazzo? Succo d'arancia. Uno snack. Ma qui c'è qualcuno che mi sta camminando vicino. Sento snicky snicky. Ah, vedi che c'è della roba lì.
non ci ho preso. Posso usare il DDT? Non posso usare il DDT. Cosa diceva Guia? Niente, non so. Che succede? Che boh! Beh, che è successo? Cioè, sono caduto da un metro e mi sono ucciso. Scusa, come ci si controlla l'ispezione? Cos'è sta corazza? Hanno aggiunto le corazze. Cazzo, guarda i pori della pelle. Minchia, troppi, troppi me ne ha messi, però. Ma qui a posto. Ah! Vabbè, non è tantissimo. Ah! Dai che le tacco, dai che le punta. Emanuele 16 come numero 16, gentilissimo, tu hai il tuo numero. Allora aspetta, me la penso in maniera intelligente, prendo dei barattoli vuoti, lattina, barattoli, quel che è. Poi vengo qui e ce li piazzo. Ah, il barattolo questo è pieno? Mangia, mangia dal barattolo che fa bene. Come? Dov'è? Ah, ecco qui, guarda, lattina vuota. No dai, non me lo dire. Ma vaffanculo, non me lo fa... Ma vaffanculo, dai, dai. Questa è proprio veramente... un modo per far morire la gente di sete. A caso, proprio. Proprio attraverso il fiume. Che tanto è sporca, basta non berla. Certo. Ok, nuoto sott'acqua, esploro. Ci sono dei pesci, potrò pescarli a mano? Un totano. Le noci di cocco servono, sì. E c'è anche il guscio della tartaruga. C'è un pappagallo volante lì. Nel senso che volava. Vabbè. Ma questa qui mica può scappare velocemente. Ah, serve una lama. E c'ho il coltello. No. Allora, aspetta un attimo. Tiè. Ma non è mica morta? Tiè. Lama di pietra. Aspetta. Vabbè. Ok, lavora. Che sapore. Sapore di mare. Ok, vado a appoggiare così possiamo recuperare l'acqua. Mamma mia. Porta tartaruga, cosa le ha fatto di male? Niente, ho sete. Ho banalmente sete. È ricominciato a piovere. Vabbè. Allora. Allora. La lattina vuota, il barattolo. No. Il guscio di tartaruga, sì. Ah, sì, mi ricordo. No, 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 lascialo lì che si riempie. Però, cioè... Cicano! Lei è gnocco, ma veramente gnocco. A lei? Grazie, credo, non so. Che ci devo mettere qui? Ah cazzo, ci devo mettere una situazione di bottiglie? Che ci devo mettere qua? La lattina? No. Il depuratore! No, guscio e tartaruga. Acqua pulita. Distruggi, no. Non riesco a capire. Ah, no, 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 ok, mi ricordo. Bisogna buttarla per terra per riempirla. Non sotto quell'affare lì. Ok, vedi? Bevi. Questo qui serve per depurare l'acqua di mare. Cioè l'acqua zozza lì, non so se sia mare, fiume, quel che l'è. Vedi? Guida la cannuccia. Ne ho ancora un bel po' da bere.
Beve con gusto, è certo, in mezzo al deserto qui, che non è nella giungla. Mi dice che mi devo controllare. Cosa mi devo controllare? E ho capito, ce l'ho, è che non c'ho cure, non c'ho cure, ti incuri, non c'hai cure. Fammi vedere se ci sono i fiori gialli, erano quelli che curavano, non questi sicuramente. Erba sconosciuta. Sasso. Quanto torni? Prima o poi tutti tornano. Personaggio ha una voce vagamente metallica perché è sempre al telefono. Aspetta, sono stanco, dormo. La Madonna, sono morto! Dai, 9 aprile 2018, un anno fa. Sapeva troppe cose, giusto così. Ma il battito cardiaco me lo devono continuare a buttare? Grazie a Lillo per la sub. Tragedia terribile, veramente. Ok. Io non ho capito perché devo caricare ste partite se tanto sono niente. Salve! Wara wa, che fa? Ma sei scemo? Everybody was kung fu fighting. Piripiripipipipipi. 1-2, 1-2. Vieni qua, non gli do più i pugni perché sono stanco. Co. E niente, ma... Ci riprovo. La ricarico di nuovo, la stessa. Taglio dove? Aveva un coltellino. Sono morto per svariati tagli. Mortal Kombat, bellissimo. È durata tanto sta partita. Boh. Mi servono dei sassi per difendermi dagli uomini nudi. Se mai dovessi trovarne ancora. Eccolo lì. Però mi servono dei sassi. E no, Coco, dove va? Cazzo, ecco! Pietra, dammi un bastone. Era qui, eccolo qua, vaffanculo adesso. Ti crafto nei denti, ti crafto, via qua. Ehi, cri, dov'è? Con la faccia, bastardo imbecille. Eccolo! Muori, bastardo! È morto, tranquillo. Morto! È morto, stiamo da Dio. E abbiamo dei traumi da qualche parte. Non qui. Ah, che dolore! Ah no, la gamba è a posto. Ah, a posto. Tranquillo. Boh. Ce lo lavoriamo. Mm.
sparito. Che mago. Ho visto un'ombra correre di là, eh. Sono abbastanza sicuro che ce ne sia un altro di questi uomini nudi. Qua, eh. L'ho visto correre di qui, con la coda dell'occhio. O era uno di loro o era l'uomo tigre. Eterotopia, 14 mesi, grazie. Era un uccello? Meglio. No, si pronuncia Ai. Meglio. Allora, abbiamo tanta bella robina. Tipo carne umana cruda. Posso mangiarla cruda così? Scusa. Con le ossa possiamo creare dei tamburi? Ah, abbiamo due ossa. Una corda. Un coltello d'osso, ma se io ci aggiungo non c'ho un bastone. Coltello d'osso però mi ficca, lo voglio. Oh, come è appuntito, guarda. Sing. Aspetta che però qua rischiamo di morire infetti se non ci curiamo. Andiamo alla ricerca di una cura. Allora. Ho sentito un serpente. Direi di no. Ho sentito una tarantola, direi di no. Capisco che sei stanco, ci dobbiamo curare però. Certo, Guruguru. Ti stai riposando? Certo che le erbe curative è difficile trovarle. Un formicaio! Fuck! Eh sì, c'hai ragione! Ho le sanguisughe? Ma, no, aspetta, ho sbagliato. Recupera? No, grazie, non la voglio! Non la voglio! Pure sete c'ha. Fungo blu. Ma non ho mai fatto male a nessuno i funghi blu. Non l'ho mai provato Oxygen Not Included, ma mi sembrava abbastanza intrigante. Grazie al sedere! Sei attento alle malattie mentali, zio. Ci vediamo prossimamente in sessione. Thank you. E tu? Ci prendo! Ho capito, sedere. Cliff diving. Vabbè, bevo un po' di Coca-Cola. Cazzo, la Coca-Cola mette sete. Grazie Silvia. Ma salve a lei. Aspetta che devo riprendere velocemente bastone e sasso, che quello lì mi mena, eh. Lui e le sue cocò. Allora, bastone c'è. Un altro. Sasso, dammi il sasso. Una mucca, eh. Facciamo lo stealth. Completamente andato questo. Non
Non riesco a trovare un sasso, però. Un sasso! Mi basta un sasso! Rifugio di bambù. Eccolo. That's a match hardware. Ah, sì, mi ricordo. Oh, guarda che... Ah, che paura! Cos'è? Ma incastrati di meno, imbecille! Ma c'è l'arco stavolta! Procedurale, fighissimo! Cacciatore del Wakanda! Che pisello dritto! Mi inculo l'arco! Non ho una lama per lavorarmelo! Ma dai, ma sono avvelenato tutto ciò! Voi non lo vedete? Guarda, guarda! Guarda che situazione! Fammi vedere. Sarà sulle gambe il problema. Non su questa. Eccola qua, va, vedi? Questi qui sono chiaramente due morsi di serpente. Pensa se era un cobra. Bastardo! God, I'm thirsty. Di già a sete. Cazzo urla. Cazzo urla, dico io. Veramente. Allora. Lavora. Sì. Lavora. Ok. Crea. Crea. C'è una lama sui piedi? Avete ragione. D'ossidiana! Ma è ganzissimo. Guarda! Guarda come me lo lavoro veloce. Bellissima. Bellissima! Questo può succedere White Walker. Io voglio usare l'arco, solo che non ho le frecce. Vabbè, stiamo per morire di mille accidenti. Dai. Disgusting. Ugh. Oh, schifo. No, gira. Almeno ce la godiamo un po' prima di chiudere la live. Sono goduta. Bestia, se me la sono goduta. Ragazzi, mi dispiace per la live di stasera. È proprio andato tutto a puttane. Mi dispiace più che altro per il gioco. Ci tenevo particolarmente, in realtà. Sembrava promettente. Invece no. Ragazzuoli, ci vediamo domani mattina non con Phoenix, ma andiamo avanti con Porzia. Gabriel ci ha promesso praticamente che tra domani e dopodomani lo finiamo, quindi saremo alla ricerca di una nuova avventura. Quasi quasi, allora, visto che regalano The Witness nell'Epic Store, ho detto dai, quasi quasi lo possiamo provare. Va bene, Gabriel. Ah, il gioco di prima intendevi, Farblade. Sì, 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 è promettente, ma non è finito, chiaro. Quasi quasi The Witness. So che è un puzzle game, però magari per le mattine chiacchierando, facendo le cose, può essere qualcosa di interessante, no? Qualcosa, vabbè, vediamo. Abbiamo fatto tanti simulatori, un puzzle game, beh, al massimo ci fa cagare non lo giochiamo. Comunque, mi sono cagato duro. Buonanotte e a domani.